Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, e il giudice è alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Dice San Paolo, la legge, senza lo spirito, uccide. È lo spirito che dà la vita, cioè fa sì che la legge si compia nella vita delle persone. È lo Spirito Santo che la incide, che le dà testimonianza nel cuore delle persone, che fa aderire le persone ai dettami della legge, cioè alla parola della legge, perché è lo Spirito Santo che dice, e questa è la parola vera. E lì il cuore, perché oggi sta parlando di relazioni, perché la legge non è mai qualcosa di astratto. La legge sempre è in funzione della relazione con Dio e quindi, come conseguenza benefica, la relazione con gli altri. Se attraverso la legge io sono unito a Dio, automaticamente, naturalmente, io sono unito anche ai fratelli, sono unito a chi mi è accanto. Allora, siccome noi siamo infilati in questo tunnel senza uscita, per schiantarci contro la nostra stessa superbia, salario del peccato e la morte, Gesù è venuto a compiere la legge per te. Allora, tutto questo che abbiamo letto oggi, questo paradosso, se dici stupido, eccetera, se pensi male, è per dirci che non c'è niente di puro in noi. Se tu dici stupido, se tu pensi male, vuol dire che nel tuo cuore c'è un veleno, fratello caro, nel mio cuore c'è un veleno, e non possiamo trascurare nemmeno uno iota, quel pensierino malvagio. Non lo possiamo trascurare perché è indice di ciò che veramente c'è nel cuore. Allora, chi è stato così accurato, dovizioso, nel cercare ogni goccia di veleno nella nostra vita? Gesù, come a Hametz, prima di Pasqua, il rito vecchio che va cercato anche negli angoli delle case, se no non si può celebrare la Pasqua. Chi è stato? È stato Cristo, compiendo questa parola, nel cammino verso il cielo. Lui si è fermato sulla croce. Dice, quando arrivi all'altare, quindi vuol dire quando sei in una liturgia, quando ti parla la parola, quando stai lì per comunicare all'Eucarestia, attenzione perché ogni parola ha un senso, questa parola non si capisce fuori dalla Chiesa, fuori da un contesto liturgico, fuori da un contesto dove sei iniziato alla fede, dove ricevi una predicazione, cioè intorno all'altare. E allora, quando sei nella Chiesa, nella comunità, non ti scandalizzare, primo punto, non ti scandalizzare se capisci che qualcuno ha contro di te qualcosa. Ma dai, il problema è quando io c'ho qualcosa contro qualcuno. No, no, questo è già accertato. Tu e Dio ci abbiamo qualcosa contro qualcuno. E in quel caso è ovvio, evidente che non possiamo accostarci e fare la nostra offerta. Attenzione, non possiamo fare la nostra offerta, non ricevere l'offerta di Cristo. Perché Cristo, lui sì, sapendo che tutti noi ce l'avevamo contro di lui, si è fermato e prima di arrivare al cielo, prima di tornare al Padre, ha amato noi fino alla fine. Ha dato tutta la sua vita. Così ci ha riconciliati con lui, offrendo completamente la sua vita per noi. Chi ha sperimentato questo? Perché ce l'aveva con Cristo? Allora, nella celebrazione, nella liturgia, nel cuore della Chiesa, nella comunità, si rende conto che quel fratello ce l'ha con lui. Si rende conto che tutta la sua legge non è servita a nulla. Attenzione, questo è profondissimo. Stiamo raggiungendo il cuore. Dice, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, cioè la giustizia anche religiosa, umana, non arrivano a questo perché nessuna religione c'ha Gesù Cristo. Allora sono tutti tentativi umani per arrivare a quello che il cuore dell'uomo desidera. Che cosa? Essere amato così com'è. Questa è la giustizia di Dio, che diventa la giustizia di chi è figlio di Dio, quindi dei cristiani. La giustizia di Dio appare in Cristo, che giustifica l'ingiustificabile, che si fa lui accusato mentre doveva essere accusatore, che si fa giudicare lui mentre era il giudice, che per salvare te, per giustificare uno che doveva essere buttato via, uno che ha pensieri cattivi, uno che continuamente esulta, mormora, si approfitta dell'altro, ferisce l'altro. Tu e Dio, per giustificare questi che sono ingiustificabili, che non compiono nello 0,00000001 di nessuna legge, perché nel cuore abita il peccato, perché il nostro cuore è profondamente malato dall'inganno, della menzogna, della superbia, del demonio. Cristo si è riconciliato con noi e ci ha riconciliati al Padre e ci ha portati con Lui
al paradiso, perché dice mentre sei per via, mentre sei sul cammino, perché la nostra vita è un cammino verso il cielo e non si può andare al cielo senza il fratello che ce l'ha con te. Non puoi andare al cielo sia il giorno che morirai, sia oggi, nel cielo che oggi Dio prepara per te, c'è il compimento di questo giorno. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Il fratello che ce l'ha con te sta dicendo la stessa cosa del ladrone a Cristo, cioè la cosa che dici tu a Cristo nella liturgia. Abbi pietà di me, ricordati di me oggi, ricordati di me. Allora, Cristo non poteva entrare nel cielo senza di te, senza l'ultimo peccatore, perché gli mancava qualcosa a lui. Se tu non vedi che il fratello che ce l'ha con te è parte di te, e quindi è come se la tua stessa carne ce l'avesse con te, anzi ce l'ha con te, perché è carne della tua carne che ce l'ha con te, perché il tuo fratello, che è tua moglie, che è tuo marito, che sono i tuoi figli, che è la persona che ti ha accanto, soprattutto nella comunità cristiana, ma questo poi di rimbalzo vale per tutti, se tu sei stato tratto dal cosato di Cristo, no? Tu sei la sposa di Cristo, e Cristo non poteva essere tranquillo fino a che Tommaso non avesse messo la mano nel suo costato. Mancava Tommaso, per questo dopo 8 giorni è tornato a riconciliarsi con lui. C'è una forma violenta di avercela con Dio, che sono i peccati. C'è una forma diversa che è il dubbio profondo della fede, l'angoscia, l'angustia di fronte ai fatti. Ce l'avevamo tutti con Cristo, e Cristo ci ha presi tutti, ogni giorno ci viene a prendere e ci viene a mettere nel suo costato, lì dove è il posto tuo, perché da lì sei stato tratto. E così con Cristo puoi entrare nel cielo, puoi entrare nella pace. Bene, allo stesso modo è la tua vita verso tua moglie, verso tuo marito. Se lui ce l'ha con te per qualsiasi ragione, anche per causa sua, che tu neanche ti sei reso conto, attenzione, se non riconosci e non intercetti in questo un dolore profondo tuo, che tu non puoi stare tranquillo, non puoi finire il giorno senza che quel fratello venga con te. Come? Offrendoti, come Cristo. Molte volte non c'è bisogno di parole, con nostra moglie, con nostro marito, con tutti gli altri, usiamo la legge, la giustizia umana, per irretire l'altro e poi dire c'ho ragione io, tu ce l'hai contro di me, ma sei tu che devi chiedere perdono a me. Questa è la giustizia umana che non serve a nulla, perché noi siamo chiamati a vivere il cielo e a portare il cielo qui su questa terra. E il cielo è un'altra cosa, è l'amore di Dio che giustifica l'ingiustificabile. C'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per tutti gli altri giusti che in fondo non amano nessuno. Se nel tuo cuore, nel mio cuore, c'è dolore, angustia, perché quel fratello manca a te, e che tu non sei completo finché non ti riconcili con lui. E la riconciliazione nasce nel cuore, perché poi l'altro può non accettare. Ma se nel tuo cuore sei chiuso, vuol dire che ti manca un pezzo, e senza quel pezzo non puoi entrare in cielo, cioè non puoi entrare nella pace. Sarai ancorato alla terra, vivrai in questo carcere dove il giudice sì che ti giudicherà. Io ti ho giustificato, e tu? E andrai in carcere, e lo sperimenti forse oggi, se hai messo sotto la colpa dell'indifferenza, del tuo legalismo, il fratello che ce l'ha contro di te. Mettiamo torto. Ma torto sì, tua moglie ha torto, tuo figlio ha torto, e allora nel tuo cuore c'è la giustificazione per lui? Avevi torto tu di fronte a Cristo. Se c'è questa giustificazione, se tu nel tuo cuore desideri il fratello, desideri che il fratello entri laddove è il suo posto, laddove ha diritto di stare, c'è nella tua carne, nella tua vita, perché c'è un posto per ogni fratello. C'è una ferita, come quella di Adamo, dalla quale è stata tratta Eva. Noi siamo coperti di queste ferite, per questo Cristo è stato battuto tante volte dal flagello, perché in ogni flagello si è aperta una ferita dove sei entrato tu. Se questo avviene in te, allora cambia completamente. Allora il tuo cammino verso il cielo è aperto, anzi, già vivi il cielo qua, perché già vivi la comunione profonda col tuo fratello. Già è il cielo, già è la comunione celeste, già è la giustizia che supera quella umana e quella ipocrita dei farisei che presentano al tempio l'offerta disprezzando gli altri. Invece noi siamo chiamati come il pubblicano a batterci il petto, a guardare il nostro cuore, a convertirci davanti all'altare, nella chiesa, nella liturgia. E tornare costantemente sui nostri passi per prendere quelli che abbiamo dimenticato, che nella nostra sciatteria, che nella nostra superficialità o nella nostra malvagità abbiamo messo da parte, abbiamo messo tra parentesi, e abbiamo considerati come iota, inutili e assolutamente indifferenti per la nostra felicità. Quel fratello che invece è fondamentale, senza il quale non ha senso la nostra vita, siamo dei frustrati. E ipocriti, nelle nostre liturgie, mentre nel cuore disprezziamo e nullifichiamo chi ci è accanto. Un maestro rabbino va nella sua scuola, nella sua yeshiva, e chiede ai suoi alunni: come si capisce che chi ha dato il giorno e chi ha scacciato la notte? Alcuni studenti dicono: beh, quando si riesce a distinguere un albero di fichi da un albero di pere? No. Quando si riconosce un gatto da una volpe? No. Rabbi, quando? Quando in uno sconosciuto tu riconosci il volto del fratello. Questo sconosciuto è tua moglie, no? Che ce l'ha con te, tuo marito.
Questo sconosciuto sei tu, per Cristo, che l'hai disconosciuto come Pietro, che lo hai tradito. E Cristo ha visto in te il suo fratello, che mancava all'appello nel gregge. Non ti ha disprezzato, anzi si è fatto battere il petto, trafiggere per farti posto nel suo cuore, e così unirti intimamente alla sua offerta, l'offerta di se stesso, per fare di te l'offerta gradita, da presentare al Padre all'entrare nella liturgia celeste. E così Cristo sulla croce ha amato il Padre con tutto il cuore, nel quale c'eri e ci sei anche tu.